Va là! Basta, facciamo i segni. Dopo tutto quello che ha vinto Ciccio. Allora, come spendere questi soldi, Ciccio? Io posso proporre. Prego. Voglio essere soltanto da. Da sponsor. Prego. Un jeans a testa da Cristian D'Angelo. Vorrei sapere le emozioni di. Con lo sconto del 70. Vorrei sapere le emozioni di Lever per questa partita, visto che giocava da ex. Questo è il commento tecnico, eh? Questo è per l'ex. No, avevo giurato che in caso di gol non esultavo perché ero molto legato a loro. E allora... perciò non ha segnato. Il rigore, infatti, è messo d'accordo con il portiere avversario che lo calciavo fuori. Poi... Lo puoi dire che mi hai bestemmiati morti sopra due quelli che mi sono mangiato? Non c'è stato tu per le sbagliate, hanno spostato la porta all'ultimo secondo. Era impossibile sbagliarle. Zungri ha messo le trappole. Devo dire. Comunque posso dire una cosa. Siamo scarsi, eh. Abbiamo giocato molto male. Il nostro portiere che ci ha fatto vincere la partita. Però posso dire una cosa. Prego. Scusami. Posso dire una cosa? Punte. Mi sono aperto. Voglio dire, noi abbiamo giocato male, però abbiamo vinto. Ecco, il risultato è quello che conta. Anche giocando male, abbiamo vinto. Ma tu non hai giocato, non hai giocare male. Però hai sordito. Vista sempre da Fadoccica, Sì, chi lo so. Abbiamo sfatato l'ultimo tabù. Però io potrei Rizzuto che ha fatto migliore in campo, sicuramente Rizzuto. Grazie alla preparazione di Arend. Soprattutto Luongo voleva fare una domanda a Zungri, ovvero i soldi e il denaro domani? Il denaro alle 8:30? Fa una fideiussione. Fideiussione devi fare? Okay, in italiano cosa si? Ti faccio una cambiale per venire via. E un'altra cosa, voglio quando? La cosa più importante è quando? Domani. Verso il 10 giugno. Quando? Ok, pazienza, 18. Penso che Callarendo si faccia. Nando, ti voglio bene. Licio. Che stai facendo? Grande Mauro. Voglio dire dare un in bocca al lupo al football greco, perché gli 8 che abbiamo giocato oggi non giocheranno. Okay. Daremo spazio agli altri ragazzi, okay. Cristian, Pietro, un po' di turnover, perché noi siamo stanchi di vincere sempre. Giusto. È giusto che qualche volta vinci anche tu. Grazie. Bene così. Oggi. Vabbè, oggi ha vinto. Un in bocca al lupo al football federale. Grazie. Al capitano. Vabbè, fai fare un bocca al lupo anche ad altre squadre del torneo. Un in bocca al lupo anche all'Albiceleste, perché è una grande corazzata, una squadra fortissima. E terza categoria? Adesso credo che io soprattutto, perché l'anno prossimo sarò anche uno di loro, se non a gennaio. E tanti altri. E tanti altri, perché come avete visto oggi non sappiamo fa niente, no? Giusto. È giusto che andiamo a collare. Zubi, e per quanto riguarda, la nazionale, come siamo messi, ma il signor Marotta? No, guarda la nazionale, Fabio Cannavaro non va più, quindi... La nazionale del torneo calciotto. La nazionale del torneo calciotto. A Miami, Amsterdam. Torneo ad Amsterdam, ma il signor... È tutto pagato. Andrea Zumbri, penso che... Non è niente pagato. Non ha intenzione di vincere, quindi non di sicuro non ci chiamerà. Vuoi inquadrare un attimo con la ragazza dell'Albiceleste? Del giudice Ciro. Dato il acquisto dell'aria. Più lampade che... Non si conoscono i genitori. Ah, allora, dimmi. Allora, vado a risultati per...